Eccomi, bene, proviamo a registrare. Dicevo, oggi facciamo un allenamento core specifico, giusto per rimanere in tema, ma andare ben a, come si dice, cementare quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane e continuiamo ad applicare la mattina in quei 10 minuti di core e di ABS. Allora, sarà un allenamento abbastanza tosto, proviamoci fino in fondo e intanto iniziamo a riscaldare. Andiamo, siccome useremo anche la parte alta, quindi non soltanto addome, ma andremo a lavorare anche sulla schiena, quindi proprio il core, andiamo anche a scaldare un po' le braccia. Io arrivo da una bella camminata con la nostra segretaria Silvia. Quindi sono già abbastanza calda. Andiamo anche a muovere le braccia. Uno, due, uno, due, tre, quattro, uno, due, uno, due, tre, quattro. Andiamo dall'altra indietro. Uno, due, tre. 4, dietro, 1, 2, 3, 4, spingo, 1 e ritorno, 1, 2, ritorno. Scendo giù, spalle su, scendo. Ok, ancora una volta. Rotazione del busto, doppio e torno. E torno. E torno. Extra rotazione delle braccia, spinta verso l'alto. Scendiamo. Andiamo in affondo laterale. 1, 2, 3, 4 e ritorno. Di nuovo. 1, 2, 3, 4 e ritorno. Facciamo ancora una volta. 1, 2, 3, 4 e ritorno. Andiamo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3 e ritorno. Ok, sciolgo. E andiamo a divaricare. Ampiezza spalla, facciamo un pelino di squat. Andiamo fino in fondo. Quindi scendo e ritorno. Scendo e ritorno. Bene e ritorno. Giù e ritorno. Giù e ritorno, ok, e ritorno. Bene, sciogliamo. Ok, dai, partiamo con il nostro lavoro core. Vediamo se arriviamo fino in fondo. Io attivo un po' qua, attivo qua. E valutiamo, guardo solo. Sentivo rumori. Ok, partiamo. Tempi grandi. Allora, lavoreremo almeno 40 secondi per ogni esercizio. Partiamo subito con posizione di plank, ok? E andiamo a spingere avanti e poi alzo la gamba. Spingo avanti. E alzo la gamba. Allora, quando vengo avanti, sono le braccia che muovono così, e poi appoggio il tallone e poi ritorno. Appoggio e ritorno. Ancora e ritorno. Bene e ritorno. Ancora e ritorno. Ultimo e
ritorno, appoggio, recupero, abbiamo 10 secondi almeno, 10-15 secondi e poi andiamo a farlo dall'altra parte, quindi bene, in appoggio, ripartiamo, plank, bene, in mountain climber e spingo, appoggio, vado, ok, ancora qualche secondo, spingo, ok, recupero, facciamo di nuovo plank con mountain alternato, però ci fermiamo 1, 2, 3 secondi e allunghiamo, quindi posizione di plank, partiamo, poi 1, 2, 3 e allungo, 1, 2, 3 e allungo, 1, 2, 3 e allungo. Cercate bene la posizione, allungo, 1, 2, 3, allungo, ok, bene, ancora, allungo, allungo, ok, allungo, bene, allora adesso esercizio è un pochino difficile perché andiamo ad appoggiare solo su un avambraccio, quindi andiamo ad appoggiare l'avambraccio, questo, quindi posizione, plank, il braccio ruota, alzo, ritorno, alzo la gamba, opposta, ruoto, ritorno in posizione, alzo la gamba opposta, ruoto, ritorno, alzo la gamba, ok? Ritorno, fate pure con tutta calma, eh? L'importante è riuscire a tenere l'equilibrio su un braccio e alzare la gamba opposta, ok? Ultimo. Bene, recuperiamo, andiamo in appoggio dell'altro braccio, quindi se alzavo questa, alzo l'altra, ok? Quindi, di nuovo, appoggio, vado in rotazione, in questa posizione, alzo l'altra gamba, ok? Rotazione, alzo la gamba, rotazione, alzo, vedete l'equilibrio, si scivola un po' su alcuni tappetini, ok, rotazione, trovo la posizione, alzo la gamba, ok, ultimo, ok, recuperiamo qualche secondo, adesso invece facciamo un twist plank in appoggio, una mano e poi l'altra, un avambraccio e poi l'altra, ok? Quindi partiamo in appoggio e facciamo rotazione, appoggio, rotazione, appoggio, twist plank in questo modo. Ok, e ok, appoggio e ruoto, sempre contrazione nell'addome, ruoto e ruoto, appoggio e ruoto. Ok.
Ok, ultimo e vado giù. Bene, ci andiamo a appoggiare sulla schiena finalmente, direi. E andiamo semplicemente a toccarci caviglia e scendiamo in appoggio. Quindi le braccia le teniamo su, caviglia e vado su, caviglia 90 e vado su, o caviglia o tallone. Ok, chiudo bene e scendo, chiudo bene e scendo, ok. Ok, bene, ultimo, recuperiamo qualche secondo. L'esercizio che andiamo a fare adesso è di spingere le gambe, quindi siamo in appoggio con la schiena e tengo le braccia pure davanti, se volete tenete giù e andate semplicemente a fare questo, spingo senza toccare e piego. Ok? Le braccia lungo il corpo, non tocco, piego e vado ad allungare per benino. Vengo su, bene l'appoggio schiena, anche il collo, così non andiamo a creare tensione alla zona cervicale. Ancora. Spingo. Ok. Adesso uniamo un po' gli esercizi che abbiamo fatto fino adesso, più o meno, e andiamo a toccare il tallone e facciamo un'apertura orizzontale, scissor orizzontale. Comunque, 10 secondi abbiamo ancora. Metto qua così e andiamo a partire. Allora, tocco. Allungo, apro, chiudo. Tocco, allungo, apro, chiudo. Vengo su, allungo, apro, chiudo. Vengo su, bene. Potrò spostarmi un po' più in là se non tocco il mobile. Apro, chiudo e spingo. Apro, chiudo e spingo. Ok? Ultimo. Bene, ora facciamo una coordinazione difficilissima, difficilissima, proviamoci. Alziamo. Braccio e gambe opposte in posizione di plank. Facciamolo lentamente in modo da provare. Allora. Coordinazione, bene lo sguardo sul tappetino, alzo il braccio e la gamba opposta, alzo e scendo piano, trovate pure il vostro equilibrio, piano, non è così immediato, quindi tranquilli. Piano, la discesa. Oppla, perdo anche l'equilibrio. Ultima. Ok. Recuperiamo. Adesso andiamo a fare. Vediamo intanto. Un pochino. Ripartiamo e lo facciamo ancora una volta, però sempre dalla stessa parte, anzi facciamo una cosa, visto che abbiamo alternato, rifacciamo l'alternato così lo portiamo abbastanza avanti come esercizio, quindi ok? Non ve lo faccio fare tre volte, ok, alterniamo e scendiamo. Ok, sarebbe poi da fare tutto sempre dalla stessa parte e poi dall'altra.
bisognerebbe anche scendere insieme, ma pian piano. Ok, adesso ci mettiamo in una posizione ginocchio e andiamo a lavorare tocco spalla, ok? Quindi, posizione plank, ginocchia sollevati, siamo sulla punta dei piedi. Tocco spalla, sempre tutto molto tranquillo, mi raccomando, sempre cercando di contrarre gli addominali, ok? Ancora qualche secondo. Ok, bene. Andiamo a fare poi, ok, recupero, andiamo a fare un crunch inverso, spingendo sempre verso l'alto senza scendere giù, però quindi spingiamo pochissimo e risaliamo, ok? Allora, giù, sigaretta, spingo e giù, spingo e giù. Ok, bene, ancora giù, bene, spingo, ok, vado, ancora, bene, ok, ora invece ci portiamo un pelino più in spinta indietro, quindi poi adesso recuperiamo. Andiamo, spingo le gambe in avanti, le piego e vado bene indietro con la rollata. Ok? Allora, partenza. Vado indietro e poi scendo e vado avanti senza toccare per terra. Indietro, portando le ginocchia sulla faccia. Ok? Bravissimissimi. Ok, bene, ultimo. Ok, adesso facciamo, riposiamo un secondo, alzata e scendiamo in tre tempi. Quindi alzata, piccolo saltello, sempre con un crunch reverse e poi scendiamo in tre tempi, ok? Quindi sigaretta, saltello, uno, due e scendo, ok? Saltello, uno, due, tre, ma facciamo una salita con la gamba dritta, uno, due, scendo ancora e vado, tre, e vado, uno, due, tre, e salgo, uno, due, tre, con 10 secondi, vado, ok, benissimo, proviamo una posizione adesso a V, che facciamo un V-sit toccando i talloni, anche qua, allora, praticamente spingo e tocco, spingo, tocco, senza toccare terra, ok, ancora, ok, ultimo, bene, recuperiamo, andiamo a fare
un po' di scisso in scioglimento. Ovviamente appoggio gomiti all'avambraccio. Andiamo a fare un po' di scisso. Vado senza toccare la terra. Taglio un po'. Bene. Ok, dai, ancora qualche secondo, tagliamo, 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 tagliamo. Bene, 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 bene. Poi facciamo i hip twist, passiamo da una parte all'altra, con le gambe su, un Russian twist. 10 secondi di recupero. Incrociamo i piedi questa volta, proviamoci e andiamo a fare. Ok, mettiamo uno davanti all'altro e giriamo. Classico. Tanto, tanto. Vado, 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 vado. Sempre se in appoggio. Col sedere e ruoto il busto, tam, tam, tocco a terra, tocco a terra. Vengo sulle gambe, lavorano anche i quadricipiti oltre che l'addome e la schiena. Bene. Ok. Oh, 10 secondi di recupero, poi andiamo a distenderci e andiamo a toccare piedi mentre saliamo su, mi sposto un po', tutto quanto sollevato, adesso siamo a terra, poi pieghiamo, alziamo gamba e scendiamo, apriamo, pieghiamo, alziamo gamba, apriamo, chiudiamo. Alziamo gamba, apriamo, senza toccare mai, chiudiamo, vado e scendo, chiudo, tocco e scendo, apro. Ok, alzo, apro, ultimo, tan, tan e scendo. Bene. Adesso andiamo a fare sempre in posizione senza toccare i piedi, una specie di B-up, chiusura portafoglio, però senza toccare per terra. Proviamoci. Allora, veniamo su, tocchiamo, spingiamo giù e risaliamo. Piedi sempre sollevati. Incontro, a metà, scendo, incontro, scendo, incontro, e giù, ancora. Bene, facciamo ancora una volta. Ok, ragazzi, tostissima. Adesso invece facciamo tocco di un piede. Allora, un po' diverso da questo, ma più o meno ci siamo, sono sempre le stesse cose. Allora, saliamo su, tocco il piede, ritorno giù, salgo su, tocco il piede e ritorno giù, salgo su, tocco il piede e ritorno, tocco e ritorno, tocco. E ritorno. Ok, tocco, ritorno. Ok, tocco, tocco, ultimo, tocco, recupero.
Ok, adesso facciamo un crunch classico, magari con le braccia avanti che spingiamo. Bene, qualche secondo ancora e ripartiamo. Guardate, sguardo sempre avanti, lo sapete, per i crunch. Teniamo le mani avanti. Vado giù. Bene, 10 secondi. Ok. Oh, ok, ragazzi. Facciamo adesso 3 passaggi, andiamo a fare il crunch toccando le ginocchia, spingiamo un po' più su, ritorniamo qua e andiamo giù. Ok? Siamo pronti? Tocco, spingo, ritocco e scendo. Tocco, spingo, ritocco, scendo. 3 movimenti. 1, 2, 3, scendo. Ginocchia. 1, spingo un po' di più, 2, 3. Ginocchia giù, 1, 2, 3, giù le braccia, 1, 2, 3 e giù, sentite come lavora l'addome, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, bene, crunch classico. Andiamo a spingere solo alzato, guardando il soffitto. Potete tenere le mani dietro la testa se non promettete che non fate questo lavoro col collo. Il collo va su, semplicemente serve ad appoggiare la testa per evitare dolori. Però se la spinta verso l'alto. Piccoli movimenti, come fossero delle pulsazioni. Ok? E lavora tantissimo l'addome, sentite che tira pressione, ok? Ancora 10 secondi, ok? Un po' di più. I gomiti non piegano, sono sempre fermi. Stiamo lavorando, ragazzi. Ok, 10 secondi, adesso lavoriamo con le gambe alte. E andiamo a spingere semplicemente accompagnando le braccia, le mani verso le gambe. Siamo pronti? Allora, alziamo, braccia dietro la testa e vado, spingo e scendo. Spingo su più possibile e scendo. Spingo su e scendo. Vado e scendo. Ancora, vado. E scendo, su, e scendo, ok, 1, 2, dai ancora, qualche secondo, spingo, e scendo, spingo, e scendo, ok, recuperiamo adesso più o meno lo stesso esercizio, solo che facciamo scendere giù le gambe, quindi vanno giù, tornano, tocco e faccio di nuovo scendere giù le gambe. Allora, quindi su e tocco, scendo, scendono le gambe, risalgono e io tocco, scendo, scendono le gambe, risalgono e io salgo. Scendono le gambe, risalgono e via. Ok, di nuovo. Scendono le gambe, risalgono e via. E via. Ancora. Via. Ok.
recupero. Adesso facciamo praticamente alternato le gambe, tocco gamba, resto in sospeso senza appoggiare collo e senza appoggiare gamba. Allora, posizione e vado, tocco, 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 tocco e tocco. Dai, ancora qualche secondo, ragazzi. Durissima. Ultima. Ok. Benissimo. Andiamo semplicemente tenendo le gambe aperte. Allora, cerchiamo di appoggiare il piede in laterale e veniamo semplicemente su. Ok, divarichiamo un po'. Mani unite, che mi aiuta, butto fuori quando salgo. Ok, ancora. Bene. Ok, recuperiamo, adesso facciamo, divarichiamo un po' le gambe che ci aiuta e poi cerchiamo di venire su. Quindi dalla posizione in cui siamo adesso, cerchiamo di spingere e di salire su. Salgo, sposto solo un po' che se no sbatto contro, scendo, salgo e scendo. Bene la spinta e scendo. Spingo e scendo. Spingo. E vado giù, spingo e scendo, ok, vado e scendo, ancora 10 secondi, spingo e scendo, vado e scendo e recupero. Adesso faccio un lavoro di tacco però lento, quindi le mani le tengo qui e quindi spingo, tenete i piedi un po' più avanti, spingo, vado avanti, appoggio ginocchia e scendo piano, 1, 2 e vado giù, respingo, tocco e poi vado giù lenta, 1, 2, 3, spingo e poi 1, 2 e 3 lentamente. Ancora, spingo, 1, 2 e scendo. Ancora. Ok, vado. Bene, ultimo. Ok, adesso andiamo a lavorare sulla gamba singola, quindi andiamo a spingere solo su una gamba, però teniamo bene in appoggio, tranquilli. Quindi, semplicemente vado a alzare la gamba e spingo, appoggio le spalle e poi ritorno su. Magari scendo anche un po' più lentamente. Ancora. Ok, un po' più veloce quando salgo e più lenta quando vado giù. Ok. Ancora. Ultimo. Bene.
scendo e vado dall'altra gamba, 10 secondi e poi ripartiamo dall'altro, switch side, passiamo dall'altro lato e vado, allora alzare una gamba, di nuovo andiamo su, tocco e scendo, su, tocco e scendo, vado, scendo, spingo, bene la spinta in su che è quello che ci fa lavorare sull'addome, dai, spingo e scendo, cerco di toccare la caviglia, bene la spinta, rinforziamo bene questo addome, ok, dai, ultimo. Ok ragazzi, adesso di nuovo gambe su e andiamo a fare piccoli colpetti pulsati senza scendere mai, quindi bene le gambe su e rimaniamo in questa posizione, ok? Spalle sono sollevate e vado a dare dei piccoli colpetti senza scendere mai. Sentite che sta lavorando l'addome centrale, anche le spalle, i dorsali. Spingere, 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 dai. Tenete ancora. Ok, 10 secondi. Ancora, ancora, ancora. 3. 2, 1, sciogliere. Passiamo in plank e andiamo a fare un lavoro plank statico. Facciamo ancora girarci e se siamo ancora vivi. Che ne dite? Siamo ancora vivi. Allora, andiamo bene in plank. Posizione, appoggio, gomiti e stiamo in plank. Ottimo, bene, posizione plank, ancora. Contrarre, 10 secondi. Ok, recuperiamo. Adesso proviamo a fare la stessa cosa però solo in appoggio con un braccio. Ok, posizione del braccio, bene in appoggio, mano e avambraccio, l'altro lo tengo qua sotto, ok? Mettete bene l'appoggio e quindi solo una mano a terra, l'altra la tenete agganciata ai vostri ormai solidissimi addominali. Sguardo sul tappetino, muscolo del braccio in tensione, ma anche le gambe che aiutano, addome contratto. Resta ancora qualche secondo, 2, ok. Sciolgo e provo, ovviamente. Esattamente, solo un braccio singolare. Bene, allora ci posizioniamo, appoggio bene della mano, gomito, il braccio lo ficchiamo qua sotto e rimaniamo in posizione. Contraiamo bene tutto, tutto ben contratto. Bene, bene, bene. Cercate stabilità anche coi piedi. 10 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno, via.
ragazzi, togliamo il tappetino un attimo che andiamo a fare un mountain climber un po' particolare e si scivola con questo mountain climber perché ci spostiamo un pelo, quindi lo togliamo solo un secondo che non ci dia fastidio e andiamo a fare un mountain, così scegliamo anche un po', ma proprio un po' in camminata così. Spingo un po' avanti, ma vado anche un po' indietro. Come se stessi proprio un po' camminando, ok? Ok? Ok, ragazzi. Bene, direi che abbiamo dato 40 minuti di addominali, li abbiamo fatti e ora possiamo distenderci un attimo e andare a fare un po' di stretching. Bene giù e tiriamo bene su. Uno, due, tre, ci mettiamo sul sedere, uno, due, tre, vado ancora giù, uno, due, tre, torno su, uno, due, tre, vado giù, uno, due, tre, metto anche il braccio sotto e scendo. Uno, due, tre, incrocio anche il braccio dall'altra parte, uno, due, tre, ottimo, buona mobilità della colonna. Ok, bravissimi, siamo stati. Ci mettiamo un po' in ginocchio, in appoggio e andiamo. Rotazione un attimo delle spalle indietro e rotazione un po' in avanti. Facciamo un allungo, braccia verso l'alto, rotazione statica. Uno, due, tre, quattro, cinque. Dall'altra. Uno, due, tre, quattro, cinque. Spingiamo un po' in avanti le spalle e indietro. Avanti e indietro. Ok, ancora e indietro. Ok, ragazzi, direi che per oggi abbiamo dato. Fantastico allenamento, tutto a posto.